Benvenuti e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale dell'arte, condotto come sempre da me, da Gabriele Boni, ma soprattutto dalla curiosissima Francesca Grazioli. Grazie per questo aggettivo. Perché tu sei indagatrice. Bello, bello essere curiosi. Esatto. È molto importante. Bentornati a tutti voi, benvenuto a te, Gabriele. Sai che è stata una estate d'oro in Toscana? Ebbene sì, ebbene sì. Si brinda proprio a un'estate d'oro per il turismo. La regione italiana è da sempre uno dei grandi brand del turismo internazionale, grazie a un'offerta varia e sempre in evoluzione, dalle spiagge della Versilia alla Maremma, dalle città d'arte ai prodotti turistici tematici come la Via Francigena. E i mesi estivi, secondo la stima del Centro Studi Turistici di Firenze, hanno portato un aumento di presenze sul territorio regionale del 6%, un'attrazione che la Toscana continua a esercitare anche sugli investimenti nell'ospitalità, promossi soprattutto da gruppi esteri come l'olandese The Student Hotel, che entro il 2019 investirà quasi 100 milioni di euro per realizzare due alberghi nel centro di Firenze. E proprio a Firenze inquinamento e vandalismo stanno mettendo a rischio il Ratto delle Sabine, l'opera di Gian Bologna situata nella loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria. Il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, ha quindi proposto di spostare l'originale all'interno del museo, sostituendo l'opera esterna con una copia. La scultura negli ultimi anni è stata infatti vittima di aggressioni da parte di turisti che talora vi si sono arrampicati, talora hanno danneggiato alcune sue parti. Inoltre, benché costantemente monitorata dai restauratori dell'opificio delle pietre dure, la scultura risente sulla superficie dell'inquinamento dell'aria. In attesa di una soluzione definitiva, scopriamo qualche cosa di più su questo grandissimo capolavoro. Vediamolo. Gian Bologna's Rape of the Sabine Women dominates the loggia here in Piazza della Signoria. It is a remarkable work of art, but what makes it all the more interesting is the fact it's carved from one single block of marble. Across the city at the Accademia Museum, a restoration project has been undertaken to revive a model. It's a work of art which gave birth to this sculpture. The statue shows three figures, one man abducting the woman and the beaten husband looking on in horror. What makes this sculpture so incredible is the way the three figures are entwined. They move upwards, almost growing into one another. It takes incredible skill to create such a complex intertwined group, showing a range of emotions. Because of the cost of marble, there was no room for mistakes, so practice was needed on other materials before turning to the final version. And this is where this model comes in. In the 16th century, it was common for artists to practice on cheaper materials like wood, clay, or plaster. The problem is that with time, the plaster or clay, being less resilient than marble, became worn and disintegrated, which is why it was identified as a priority for restoration. Noi sappiamo anche dalle testimonianze dell'epoca, dal Vasari e da altre fonti, che prima l'artista preparava un modello in cera di piccole dimensioni e poi successivamente ne faceva un altro un pochino più grande, appunto in terracotta. Di queste proporzioni così grandi, praticamente uno a uno, cioè delle stesse dimensioni di quelle che sarebbero state poi le dimensioni dell'opera finita, ne conosciamo davvero pochi, quindi si tratta di una rarità assoluta, perché è chiaro, con questi materiali poi è immaginabile, no, che andassero perduti, deteriorati anche dopo breve tempo. La loro preparazione era molto complessa. È sempre Toscana è l'artista protagonista della prossima notizia. Stiamo parlando di Franca Pisani e dell'esposizione al Macro Testaccio di Roma, che la vedrà impegnata in una grande personale. La mostra inaugurerà il 28 settembre e sarà in scena fino al 26 di novembre. Un percorso molto articolato e particolare, del quale verranno svelati ulteriori dettagli solo prossimamente. Alcune opere di Franca Pisani sono inoltre tuttora esposte alla Biennale di Venezia. Rivediamo insieme proprio uno stralcio dell'intervista all'artista durante la Biennale. Grazie.
portato Franca in Biennale? Ho portato un lavoro dedicato a Palmira, e si intitola Tadmor ed è qui alle mie spalle. Questa è un'opera di 4 metri per 3, composta da 8 elementi e sono in pergamena e colori. Rappresenta il mondo di Tadmor, la città che poi era la Mesopotamia. Io ho sempre studiato questo Oriente meraviglioso e queste sono scritture in aramaico, per cui ho unito la nostra cultura, l'Occidente all'Oriente, con questo messaggio di pace, perché ci sono queste onde che rappresentano veramente un segno positivo. È un'altra mostra di spessore dedicata alle donne, andrà in scena alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma fino al 24 di settembre. È curata da Paola Ugolini, l'esposizione dal titolo Corpo a Corpo ripercorre la body art dal punto di vista dei movimenti femministi. Attraverso gli happening e le performance collegate al teatro, nell'arte visiva si è infatti inserita già negli anni 60 l'uso della performance per contestare e ridefinire la condizione femminile, focalizzando il corpo come il territorio centrale della volontà liberatoria, attivista e desiderante di nuove esperienze artistiche. In mostra troviamo opere di artiste del calibro di Gina Pane, Francesca Woodman, Ketty La Rocca, Marina Abramovic, Silvia Giambrone e Chiara Fumai, appena deceduta. E altre performance sono in scena a Monte Carlo per il Festival Mondiale del Teatro, la rassegna di teatro amatoriale che ha luogo nel Principato ogni 4 anni e offre al pubblico una formidabile occasione per scoprire la creatività e il talento di artisti con culture e sensibilità assai diverse. 48 spettacoli, 24 compagnie teatrali, 350 tra attori e tecnici provenienti da tutto il mondo. Sono questi i numeri del Festival Mondiale del Teatro che si sta svolgendo in questi giorni a Monte Carlo e che è arrivato alla sua 16ª edizione. E Monte Carlo è anche il titolo dell'ultimo libro dello scrittore belga Peter Therin. La storia è ambientata nel 1968 sul circuito di Monte Carlo, dove sta per iniziare l'atteso Grand Prix. Tutti aspettano l'arrivo della star del cinema Didi, ma proprio quando l'attrice fa la sua entrata in pista, un'auto esplode e il giovane meccanico Jack Preston le fa scudo con il corpo. Lei ne esce illesa, lui gravemente ustionato. Con una struttura essenziale e humor nero, Peter Therin si cala negli anni della dolce vita per comporre una parabola esistenziale. E dalla proposta letteraria passiamo alla nostra rubrica cinematografica con Cattivissimo Me 3, il quarto capitolo della saga dei film d'animazione di cui fanno parte Cattivissimo Me 1 e 2 e i Minions. I protagonisti Gru e Lucy, con le voci di Max Giusti e di Arisa, continuano a dare la caccia ai super criminali e Gru ritroverà anche il suo fratello gemello a lungo perduto, che è un super cattivo di successo. Vediamo. Musica d'assalto! È una specie di mostro! Aspetta, non è un mostro! È un uomo che indossa le spalline! Esiste un solo super cattivo con uno stile così antico! Fermo! Baltasar Brat! Voglio tutti gli agenti in mare immediatamente! Agenti Grussi in avvicinamento! Sì! Ma aspetta, cosa? Come ci hai chiamati? Grussi? Sai, Gru e Lucy mescolati! Grussi! Mi piace! Ma non molto! Non mi piace! Scappa! Questo lo pensa lui! Sta pronto! Pronto per cosa? Ciao, Gru! Prendi questo! Cosa? Oh, ragazze! Rissa Dance!
Non finisce qui! Happy birthday, caro Dan! Happy birthday to you! Devo dire che la qualità dei film che vi proponiamo negli ultimi tempi mi lascia perplesso. Non sono d'accordo. Ben venga. Ma meglio questi dei supereroi che ci prepara Giorgio Di Leo. Allora, continuiamo a parlare di cartoni animati perché il cartoon televisivo South Park compie 20 anni. Era infatti l'agosto del 1997 quando arrivarono sul piccolo schermo quattro bambini, Stan, Kyle, Eric e Kenny, sgradevoli al segno grafico, scorretti e scomposti, spesso messi in secondo piano per affiorare in un universo di citazioni dal mondo reale, caricature di politici e freddure nel posto chiamato appunto South Park sulle montagne rocciose americane. E mentre i creatori Matt Stone e Trey Parker si preparano alla 21esima stagione, guardiamo insieme un breve ma irriverente stralcio. Ok ragazzi, tutti ai vostri posti, abbiamo molte cose da imparare oggi. Oh, altro che Mister Cilindro. Ok ragazzi, cominciamo con un problema matematico. Quanto fa 5 per 2? Coraggio ragazzi, non siate timidi, l'importante è provarci. Sì, Clyde? 12. Ok, adesso vorrei una risposta da uno che non sia un totale deficiente. Nessuno, coraggio, non siate timidi. Credo di saperlo io, signor Garrison. Zitto, culacchione! Ehi, non ci provare, ebreo del cazzo! Eric, hai detto la parolaccia con la C? Ebreo? No, cazzo, non puoi dire cazzo a scuola, culacchione del cazzo! Kyle! Ma che cazzo dici? Eric! Hai appena ridetto cazzo! Stanley! Kenny! Chi me ne c'è? Non fa male a nessuno, cazzo, cazzo, la stacca cazzo! Che ne diresti se ti mandassi dal direttore della scuola? E lei che ne direbbe se la mandassi a fare il culo, signor Garrison? Direi molto irriverente e scorretto. Sì, non è certo politically correct, come cartone animato poi tra l'altro. E ci scusiamo per il turpiloquio, però South Park va visto così. Così. Ma rimaniamo nel mondo della televisione, perché è il lutto per la scomparsa di Gero Caldarelli, che dal 1990 animava il famoso personaggio televisivo Gabibbo, protagonista della trasmissione Striscia la Notizia e Paperissima. Caldarelli aveva iniziato la sua collaborazione come attore con Antonio Ricci sin dai tempi del drive-in, che lo aveva poi scelto per animare il Gabibbo. Il pupazzo venne costruito direttamente sul suo corpo dalla scenografa Lalla Cheli e cucito in casa dalla moglie di Gero, Katia. Colpito da un male incurabile, negli ultimi tempi si era alternato nel Gabibbo con il suo allievo Rocco Gaudimonte. È morto quindi a Milano all'età di quasi 75 anni. E concludiamo questa edizione del nostro telegiornale dell'arte con una buona notizia. Ed è una buona notizia per il mercato dell'arte, che torna a crescere con un incremento del 5,3% registrato nei primi sei mesi del 2017. E quanto emerge dal Global Art Market Report di artprice.com, che dopo due anni consecutivi di frenata ha stimato un bilancio positivo per il mercato dell'arte, con le aste internazionali che hanno fruttato 6,9 milioni di dollari nel primo semestre. Nella classifica delle opere top troviamo al primo posto il dipinto Untitled del 1982 di Jean-Michel Basquiat, battuto a oltre 110 milioni di dollari da Sotheby's. Segue il paesaggio di Gustav Klimt, battuto a 59 milioni di dollari a Londra, e poi le opere di Cy Twombly, Francis Bacon e mancabile Picasso. Il pittore spagnolo domina la classifica complessiva di vendite con oltre 280 milioni di dollari di ricavo. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito. Alla prossima. Arrivederci.